Canale 2. Pubblicità. Fai la scelta giusta, vieni alla Crusca. L'ortofrutta è da noi. Trovi frutta fresca, verdura locale, prodotti tipici siciliani, legumi e tanto altro. La passione per il nostro lavoro ci spinge a ricercare ogni giorno le migliori soluzioni per i nostri clienti. Infatti tutti i giorni prepariamo minestrone fresco biologico. Trovi anche mangime di tutte le tipologie per cani, gatti, cavalli, conigli, pesci, tartarughe, uccelli, ferramenta, attrezzature da giardinaggio, piantine aromatiche e bombole Agip. Ci trovi in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia Angileri e Mero. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Offriamo servizio a domicilio. La BGF Calcestruzzi, con esperienza di lungo periodo nel settore del cemento degli aggreganti del calcestruzzo, è leader nel suo campo. La ditta infatti opera su studi di cementi, malte, aggreganti e calcestruzzi, mettendo a disposizione la sua collaborazione per trovare la soluzione ad ogni problematica. Le strategie di mercato sono focalizzate anche sullo sviluppo di applicazioni per il ripristino strutturale, il recupero, la rigenerazione e la manutenzione di infrastrutture di aree industriali. La Calcestruzzi dedica una particolare attenzione e cura al servizio di assistenza tecnica per progettisti e direttori dei lavori, nonché imprese di costruzione, seguendo le linee guida secondo la normativa UNI-EN 206 e UNI 11104, come da decreto del 17 gennaio 2018. BGF Calcestruzzi si trova a Petrosino, in Via dei Platani. GEPA Distribuzione, vendita di bombole a gas e accessori, tutto per il barbecue. Si effettua servizio di consegna a domicilio con personale qualificato. Le nostre bombole sono assicurate. GEPA Distribuzione, a Marsala, in Contrada Conca 340C, telefono 0923 996004. GEPA Distribuzione. 91025 Servizi. Prenota il tuo pulmino a Marsala. Noleggio senza conducente, su richiesta con conducente. Pulmino 9 posti, autobus 20 posti, autovetture, transfer dal porticciolo turistico o dall'aeroporto di Trapani Marsala. Per informazioni 342057603, 328424305 o 347621645. 91025 Servizi. www.canale2.com. Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 con il nostro appuntamento quotidiano con l'informazione. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca, partendo dall'arresto di Matteo Messina Denaro e delle indagini in corso. Il dottor Zerilli, l'oncologo dell'ospedale di Trapani, conferma: non ho mai conosciuto Matteo Messina Denaro. Attraverso un comunicato stampa, il dottor Filippo Zerilli, l'oncologo trapanese che ha avuto in cura Matteo Messina Denaro nel nosocomio del capoluogo, ci tiene a precisare che molte delle voci in circolazione su quanto accaduto non sono veritiere e chiarisce la sua posizione, cosa già fatta tra l'altro anche a livello giudiziario. Il medico è iscritto nel registro degli indagati per aver eseguito l'esame del DNA necessario perché Messina Denaro potesse iniziare la chemioterapia dopo la scoperta del tumore al colon. Questo è il testo del comunicato. In relazione alla vicenda giudiziaria che mi ha visto coinvolto, dice il dottor Zerilli, mio malgrado sento di dover specificare alcuni aspetti per ripristinare la concatenazione degli elementi di verità che sono certo la magistratura valuterà con la dovuta attenzione. Tutti elementi che ho già fornito in dettaglio con date e documenti al mio ordine professionale. Ho sempre esercitato la professione coscienza e coscienza e non fa eccezione quanto accaduto in relazione al paziente Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, per il quale il 3 dicembre
dicembre del 2020, in risposta ad una richiesta di visita oncologica della chirurgia di Mazara, supportata da un referto istologico del laboratorio di anatomia patologica dell'ospedale di Castelvetrano del 24 novembre 2020, è stata fissata una visita presso l'UOC che dirigo, segnata nell'agenda di reparto il 9 dicembre 2020. Non vi è altra documentazione a mia conoscenza dalla quale risulti la presenza del paziente Andrea Bonafede presso l'ospedale di Trapani. Aggiungo, dice Zerilli a smentire alcune voci riprese da alcuni giornali e organi di stampa, che Andrea Bonafede non può essere stato ricoverato per circa un mese presso il mio reparto, presso il quale possono essere disposti soltanto ricoveri in day hospital o day service e non certo ricoveri ordinari. Non ho mai conosciuto Andrea Bonafede prima del suo ingresso in ospedale, né ho avuto con lui contatti personali per fissare la visita oncologica. Non ricordo neppure un mio eventuale contatto personale con il paziente il 9 dicembre, né ritengo si possa pretendere che ne abbia memoria, considerato che allora tutte le visite avvenivano, come ancora oggi, indossando la mascherina. Prosegue il dottor Zerilli. Infine, un'osservazione che in sede di audizione all'ordine ho rivolto ai miei colleghi medici, che ne possono cogliere pienamente il senso. L'esame del DNA nei pazienti da trattare con farmaci chemioterapici ha la funzione di individuare eventuali poliformismi che possono aumentare la tossicità del farmaco, non certo a individuare l'identità dei pazienti. Infine, sottolineo che dall'inizio di questa vicenda, il 16 gennaio scorso, non mi sono mai assentato dal lavoro, come dimostrano le mie presenze in ospedale. Auspico, conclude Zerilli, una rapida e positiva conclusione di questa vicenda. La magistratura chiarirà la mia totale estraneità a un contesto che non mi appartiene. E parliamo adesso della città di Campobello, dopo le parole del PM Paolo Guido, che ha denunciato l'omertà della città. Ci sono le parole del Vescovo, Monsignor Angelo Giurdanella. Dopo le parole del PM Paolo Guido sulla città di Campobello e sui suoi abitanti, sono diversi gli interventi a livello istituzionale. Ieri abbiamo sentito quello del sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione. Oggi, in favore della popolazione di Campobello, interviene il vescovo della diocesi di Mazara, Monsignor Angelo Giurdanella. Le generalizzazioni in ogni campo rischiano di travolgere gli onesti cittadini, dice il vescovo, che vivono anche a Campobello di Mazara. Piuttosto si accertino con chiarezza quanti sono stati omertosi e conniventi col boss latitante. Queste le parole del vescovo, Monsignor Angelo Giurdanella, dopo aver letto le parole dei magistrati di Palermo, che in occasione dei due arresti di ieri a Campobello di Mazara, nell'ambito dell'inchiesta sui fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, hanno scritto di assordante silenzio dell'intera comunità di Campobello di Mazara. Sono certo che la maggior parte della comunità di Campobello è fatta da onesti e laboriosi cittadini, dice il vescovo. Il nostro, senza ombra di dubbio, è un no netto a ogni forma di omertà. Invito chi è a conoscenza di fatti particolari utili alle indagini a collaborare con le istituzioni. Così ha concluso il vescovo. E continuiamo con la cronaca, un'operazione antidroga della polizia di Alcamo. Nei giorni scorsi, agenti della sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Alcamo hanno tratto in arresto un alcamese con precedenti specifici in materia di stupefacenti, poiché l'uomo è stato trovato in possesso di marijuana destinata allo spaccio. La droga, abilmente occultata all'interno del materasso della camera da letto presente nell'abitazione dell'arrestato, è stata fiutata dal poliziotto a quattro zampe Ulla, appartenente alla unità cinofila in forza alla questura di Palermo, e inviate appositamente ad Alcamo a disposizione del personale del commissariato di pubblica sicurezza. Il risultato è stato conseguito nell'ambito di una più ampia attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nello stesso contesto operativo è stato rinvenuto un bilancino di precisione che ha confermato inequivocabilmente che la droga era destinata allo spaccio. Dopo la convalida dell'arresto, la competente autorità giudiziaria ha disposto a carico dell'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Altra perquisizione eseguita nell'appartamento di un altro alcamese incensurato ha permesso di rinvenire all'interno del vano tecnico del motore dell'acqua, ubicato nell'autorimessa dell'abitazione, una quantità più modesta di marijuana. L'uomo, pertanto, è stato deferito in stato di libertà. E sempre ad Alcamo intervengono i carabinieri per danneggiamenti a un'auto.
I carabinieri della stazione di Alcamo hanno denunciato un alcamese di 42 anni con precedenti di polizia per il reato di danneggiamento. A seguito di una serrata indagine intrapresa dagli uomini dell'arma di Alcamo dopo la denuncia della vittima, la quale dichiarava di aver ritrovato la propria autovettura parcheggiata sulla pubblica via in via San Francesco di Paola, danneggiata in tutta la fiancata e sul cofano anteriore tramite delle zigature, si è risaliti al presunto autore tramite la visione di immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, dove si scorge l'uomo che, dopo essersi guardato attorno, danneggia l'autovettura. Una volta individuato, il 42enne è stato deferito all'autorità giudiziaria. Ci spostiamo a Pantelleria, anche qui un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione di Pantelleria, diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un isolano di 32 anni, titolare di un'attività commerciale, insospettiti da alcuni strani movimenti di soggetti che entravano e poi uscivano velocemente dall'attività commerciale. I carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione. Durante l'attività è stato rinvenuto un pacco appena consegnato da un corriere che riportava come destinatario il nome del 31enne. Ad una prima richiesta da parte dei militari sul contenuto del pacco, l'uomo avrebbe dichiarato che lo stesso fosse diretto a un cugino che, da accertamenti, è poi risultato inesistente. Aperto la scatola, i carabinieri hanno constatato che all'interno era contenuta sostanza stupefacente tipo marijuana per un peso di 100 grammi. Estesa la perquisizione anche presso il domicilio del ragazzo, lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di 3 confezioni termosaldate contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso rispettivamente di 50, 2 e 4 grammi. Un involucro contenente sostanza stupefacente tipo hashish del peso di 4 grammi circa e un bilancino di precisione. Sequestrata la droga, i carabinieri hanno tratto in arresto il 31enne che, a seguito dell'udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come disposto dal GIP del Tribunale di Marsala. Cambiamo argomento. Questa mattina riunione di tutti i prefetti della Sicilia per fronteggiare l'allerta meteo. Scatta l'allerta rossa per la Sicilia orientale per quanto riguarda il maltempo, ma con risvolti arancione anche per la Sicilia occidentale. Questa mattina si è tenuta una riunione interprovinciale con tutti i prefetti della Sicilia, presieduta dal direttore del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, ingegner Cocina, al fine di effettuare un approfondimento di carattere tecnico in merito all'attuazione di tutte le misure necessarie da parte dei sindaci, dirette a prevenire eventuali conseguenze alla popolazione in vista di condizioni meteo avverse, con particolare riguardo alla Sicilia orientale, ma che potrebbero estendersi anche in provincia di Trapani, per la quale è attualmente previsto un livello di rischio di attenzione di colore giallo, ma in continuo aumento. Al riguardo, non potendosi escludere la possibilità di un aggravamento del rischio anche alla luce del più alto livello di allerta previsto per le province limitrofe, i sindaci sono stati invitati a preallertare i COC e a seguire con attenzione l'evoluzione degli eventi, adottando ogni misura idonea a fronteggiare eventuali situazioni di criticità, anche impreviste, che dovessero verificarsi, segnalandole tempestivamente alla prefettura. In particolare è stata richiamata la particolare attenzione anche sulla necessità di preallertare le associazioni di volontariato e di voler curare, ove necessario, un'adeguata comunicazione alla popolazione. Popolazione che è stata invitata naturalmente a presentarsi e a osservare tutte le possibilità di evitare ogni rischio, non mettendosi in viaggio per lunghi viaggi e evitando, per esempio, di stare davanti le coste o nei posti di grande rischio. Carenza di medici negli ospedali della provincia di Trapani. L'ASP pensa a reclutare medici stranieri. L'ASP di Trapani, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico negli ospedali del territorio trapanese, ha avviato una partnership con l'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia e il Movimento Uniti per Unire, che riuniscono i medici iscritti agli ordini dei medici italiani e gli operatori sanitari di origine straniera operanti in Italia, che si distinguono dalle più svariate località del mondo, monitorando in tempo reale la situazione della sanità. La carenza di medici specialistici e infermieri
e una criticità che ha avuto proporzioni mondiali. Sono certo che la collaborazione avviata tra l'Associazione Medici di Origine Straniera d'Italia e l'ASP di Trapani consentirà di arginare il problema, ha detto il professor Fouad Aoli, presidente dell'Associazione Medici di Origine Straniera in Italia e Unione Medica Euromediterranea e membro Commissione Salute Globale del Fnomeo insieme al Movimento Uniti per Unire. In Italia sono oltre 77.500 professionisti di origine straniera ed è difficilissimo per loro lavorare nel settore pubblico perché il 65% non ha la cittadinanza italiana. Si tratta per lo più di medici e infermieri, 22.000 e 38.000 e poi odontoiatri, fisioterapisti, farmacisti, psicologi, tecnici radiologi. Un patrimonio umano prezioso, ma purtroppo 8 su 10 lavorano nelle strutture private e solo 10% riesce a servire nelle strutture pubbliche. Quasi tutti i concorsi infatti sono come prerequisito la cittadinanza italiana. La direzione aziendale, in una più ampia ottica finalizzata al rafforzamento dell'attività assistenziale sul territorio per garantire l'erogazione delle prestazioni, ha attivato una procedura di reclutamento volta alla prescrizione di un elenco di idonei per assunzione a tempo determinato nei presidi ospedalieri aziendali, ha sottolineato Vincenzo Spera, commissario straordinario dell'ASP di Trapani. Le figure professionali richieste sono dirigente medico di medicina d'urgenza, pronto soccorso, dirigente medico di medicina generale, dirigente medico di cardiologia. Veniamo adesso alla pagina politico-amministrativa, lettera molto critica da parte dell'ex sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo sull'attuale amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo. L'ex sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha dato così alle stampe una lettera aperta sulla situazione politica al comune di Marsala dopo 2 anni di sindacatura di Massimo Grillo e dopo il recente rimpasto di giunta. Qual è il succo di questo intervento pubblico? Ma l'intervento è perché il sindaco da 2 anni continua a dire lui ha difficoltà ad amministrare la città perché si è trovato senza dirigenti e senza funzionare complessivamente. Allora, all'inizio ci poteva anche stare, però se continua dopo 2 anni e mezzo a dire questo, senza dire tutta la verità, mi è sembrato giusto ribattere per fare chiarezza su questo punto. Allora, il sindaco amministra questa città da 2 anni e mezzo. Noi abbiamo lasciato 2 concorsi in itinere per quanto riguarda i dirigenti che mancavano già allora, ma ne mancava qualcuno di meno. Lui cosa ha fatto? Uno dei primi atti gestionali che ha fatto, invece di portare avanti quei 2 concorsi e fare in modo che nel giro di 6 mesi, un anno massimo, avesse avuto i dirigenti necessari per questo comune, ne mancano 4 su 9, che vuol dire il 50%, ha azzerato quei concorsi. Nessuno se l'aspettava e non si capisce perché. Poi c'era un'altra gradatoria per dirigente tecnico che noi avevamo fatto un concorso nel 2018, invece di prendere 1 o 2 dirigenti tecnici che poteva prendere da quella gradatoria, ha preso un dirigente tecnico per i fatti suoi, di suo gradimento, ecco, almeno questo, azzerando, non utilizzando la gradatoria che si poteva e si doveva utilizzare. Allora, perché continua a lamentarsi quando la scelta è stata semplicemente sua, è stata una sua volontà di azzerare 2 concorsi, uno per amministrativi complessivamente e uno per dirigente della Polizia Municipale, e a distanza di 2 anni e mezzo continua a dire che è senza dirigente, dando quasi la colpa a chi c'era precedentemente. Questo non è affatto vero, è una sua volontà, non si capisce perché credo da nessuna parte una situazione del genere. Le persone si assumono quasi sempre, tranne per trasferimento, che si fa anche là un bando pubblico, per concorso pubblico. Lui pensava forse di assumere le persone per chiamata diretta, ma non è possibile nell'amministrazione pubblica fare una cosa del genere, e sicuramente è scorretto, per non dire altro, che lui dopo 2 anni e mezzo, secondo me per nascondere la sua incapacità di amministrare, dire è colpa perché non ho dirigente. No. E per quanto riguarda invece il rimpasto di giunta, cosa pensa?
Ma il rimpasto di giunta è anche quello, è un modo per dare la colpa agli assessori che c'erano prima, che aveva scelto lui, non è che l'avevano scelto gli altri, giusto? Adesso ha messo in giunta semplicemente i suoi amici o per avere persone che dicono più signor sì. Questa è una cosa anche là sbagliata, sia dal punto di vista politico, ma sono affari suoi, ma anche dal punto di vista umano. Prendiamo l'esempio del vice sindaco, insomma, dove gli aveva fatto una lista, era vice sindaco, e adesso, sempre dalle chiacchiere dai giornali, da quello che dite voi, gli avrebbe detto: vabbè, fai l'assessore. Non sai, non fai più il vice sindaco. Non mi sembra che sia una cosa corretta, dico umanamente, ma anche politicamente. Dopodiché, quindi, ha tolto tutti quelli che gli hanno fatto le liste, gli hanno portato i voti, e ricordiamoci che lui ha avuto 9 liste che hanno fatto gli altri, ha messo fuori questi per mettere attorno a lui semplicemente dei signor sì. Questa è una faccenda grave. Nel frattempo, sicuramente Marsala non sta crescendo, anzi, sta tornando indietro, lo vediamo tutti. Ma non solo quello che c'è, io continuo a dire, dal punto di vista economia, dal punto di vista finanza, tutti i soldi europei che noi gli abbiamo lasciato non sta portando avanti niente, non c'è nessuna iniziativa, già ogni tanto dire qualche cavolata, faremo, stiamo facendo nel giro di quest'anno, faremo tantissimo, che però in 2 anni e mezzo non ha fatto niente, il PNRR non ci sono soldi, poteva sicuramente fare progetti per gli asili nido, che ne abbiamo assolutamente bisogno, ma quei 2 asili nido che noi gli abbiamo lasciato ancora non sono iniziati i lavori. Per le scuole ci sono tantissimi soldi, che questo è un treno, come dicono tutti, o si prende questo treno o si perde, e mi sembra che Marsala purtroppo sta perdendo questo treno per la sua, secondo me, incapacità di amministrare la città. Non ha capito la differenza tra fare le chiacchiere politiche, che forse ogni tanto servono, e prendere decisioni per amministrare nel miglior modo possibile questa città. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2. Pubblicità. Che buon profumo! Cos'è? È la pizza di Oro Nero! La pizzeria Oro Nero nasce dal sogno di Baldo Di Girolamo, figlio d'arte con esperienza nel settore impasto a lunga maturazione e lievitazione di 72 ore, istruttore tecnico pratico di Acrobatic Pizza World. In occasione della nuova apertura, la pizzeria Oro Nero propone un menù fisso a 15 euro a cui non puoi rinunciare. Antipasto misto caldo, pizza scelta dal menù, escluso pizze speciali, dolce, churros, bevanda e caffè. E anche pizzeria da asporto con consegna a domicilio. Seguici sui social. Ti aspettiamo in Viale Olimpia 30, di fronte al Palazzetto dello Sport, in zona stadio a Marsala. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affare fatto. Officina Rodriguez Salvatore, unica officina autorizzata assistenza Fiat a Marsala. Ci troviamo in via Cecea Zaletti numero 7. Da noi inoltre ricarica aria condizionata, pulizia interna del motore ad idrogeno, diagnosi computerizzata, sanificazione ad ozono dell'abitacolo, calibrazione radar, officina all'avanguardia di nuove attrezzature. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile
possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 76 7680, oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. www.canale2.com. E veniamo allo sport. Ieri, nel corso della nostra trasmissione televisiva Top Sport curata da Nicola Donato, il presidente del Marsala, Giovanni Sardone, ha rivelato il nuovo organigramma societario. Intanto auguri e in bocca al lupo per questa nuova esperienza, però soprattutto lei che da qualche anno già conosce Marsala, ci spiega un attimino le dinamiche che l'hanno portata a diventare il presidente di questa società. Si è arrivati a questa decisione riflettendo da diverso tempo su quelli che potessero essere poi gli aspetti più futuristici che reali della situazione attuale, no? Personalmente, diciamo, mi sono riservato un attimino e ho preso forse un po' più di tempo, soprattutto nell'ultimo periodo, prima di sciogliere le riserve, perché volevo capire appunto a fianco a me chi ci sarà in questo momento e soprattutto in futuro, no? Perché la situazione la conosciamo, credo, un po' tutti, e non è sicuramente una situazione bella dal punto di vista della classifica. Noi ci prodighiamo per fare un programma da 3 a 5 anni per poter costruire un fenomeno calcistico diverso da quello che si è involuto, oserei dire, negli ultimi anni. Quindi questi giorni, questi ultimi periodi non sono stati di certo facili, e io approfitto pubblicamente per ringraziare Enzo Domingo e Pino Chipinti, e non solo loro, che ogni domenica e durante la settimana hanno fatto di tutto affinché non naufragasse questo progetto. Quindi adesso, con quello che abbiamo pensato di mettere su in piedi, pensiamo di risalire la china piano piano. Ovviamente chiediamo pazienza e chiediamo ovviamente un aiuto non solo economico, parlo proprio di collaborazione da parte della città, da parte delle istituzioni e da tutti coloro che credono nello sport e nei valori dello sport. Presidente Giovanni Sardone, presidente onorario Antonio Schio, vicepresidente è un signore che ha un'accademia sportiva, che è un grosso imprenditore e procuratore di calcio, di giocatori veri, è un tunisino, si chiama Aziz, il nome, il cognome è difficile comunque. Segretario Salvatore Ombra, consigliere di questo consiglio direttivo. Chi è Salvatore Ombra? Salvatore Ombra è azionista della Ausonia. Dell'Ausonia, è il cugino di Salvatore Aergest, presidente dell'Aergest. I due consiglieri sono il signor Cucchiara Pietro e il signor Occhipinti Giovanni Battista, imprenditore. A questi saranno accodati tanti collaboratori, tutti i soci e più collaboratori. Dal professore Bene, è tutto per oggi. Come al solito vi ricordo che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete approfondimenti e dirette, ma anche i canali TikTok e YouTube. Per oggi è tutto, grazie a tutti voi e buonasera.